Non ho manco pubblicizzato sullo stream, cioè sui gruppi, vabbè. Sti cazzi. Questo è con Yves. Speriamo bene. Ok, direi che come inizio non c'è niente, non c'è male proprio. Tanto che non sto utilizzando la lametta perché posso permettermi di giocare un po' più safe, secondo me. Anche se devo ammettere che non è tanto il danno che mi manca dello stato di War of Babylon, ma la velocità. Sì però, eh. Guarda che mi stava per colpire, ancora non è manco morto. Bene, niente rocce tinte. Abbiamo trovato il boss. Io la darei un'occhiata comunque. Metti che c'è... niente. Però c'è una libreria. Mi interessa questa cosa. Quindi è stata una buona idea venire qua dentro. Quindi dato che c'è una libreria, questo dovrebbe essere un negozio. E questa è una libreria, infatti. Ok, allora... Non sono mica nato... Minchia, a momenti prendevo danno, altro che essere nato ieri. Allora, io farei così. E ci portiamo questo sul lungo termine. Femin. Buono perché ci dà il cubo di carne lì, che praticamente combinato con il libro può portare bei risultati. Speriamo di trovare un soul art a breve. Perché il burning basement non è uno scherzo. Anche se il danno è veramente eccezionale, non mi sento tranquillissimo. Attenzione. Con 13 di tier delay poi... Ah, non abbiamo più chiavi. Questo potrebbe essere un problema. L'ho preso per sbaglio. Si è visto infatti il risultato, puttana miseria. Castlevania Reference, cosa? Però io mi prendo... Allora... No, intanto lo usiamo, non facciamo cazzate. La frase di War of Babylon, sì, è... A Castlevania 2, per la precisione. Come insegna il grande... James Rolfe. Dai, non sarà... Ok, The Haunt. The Haunt vuol dire che devo... Prima farmi fuori i fantasmini e poi mi posso rilassare e mi butto su di lui con il cubo di carne. Ok, dunque, questo vale la pena prenderlo a priori. I cuori non necessariamente. Questo vale la pena prenderlo a priori. E se voglio stare più tranquillo mi posso prendere anche il black powder, tanto così arrivo a 4 cuori. Non ho trovato una chiave, che può essere un problema, anzi sicuramente lo è. Dai, speriamo che sia qui, mi sembra probabile in realtà, infatti. I soldi sono belli, ma senza chiavi non posso comprare
Nulla. Ok. Non è andata male, però no, aver saltato la stanza... Vabbè, praticamente noi abbiamo scambiato i due libri che abbiamo trovato nel piano precedente per la possibilità di trovare chissà cosa nella stanza del tesoro. What a terrible night to have a curse. Ok, lì abbiamo un'altra stanza del tesoro, ma zero chiavi. Qui abbiamo altre chance di spendere chiavi che non abbiamo. Insomma, sarebbe ideale trovare quell'oggetto che ci dà l'invulnerabilità una volta gratis per stanza. Cioè, una volta per stanza. Gratis, non so da dove arriva. Che razza di stanza. Però io me lo sentivo. The Stars, ok. Algi, The Justice, The Emperor. Allora, io direi che cominciamo da qui, così ci aumentiamo le chance di patto. Ok, non è male, però non è nemmeno così eccezionale. Va bene, allora, poi abbiamo The Stars e The Emperor. Io userei The Stars, però avrebbe senso farlo da qui. Madonna, ok, è una bella run. Va bene, non è utile, ma lo prendiamo lo stesso. Magari in futuro lo diventa, e a saperlo prima non avrei avuto bisogno di usare The Stars, perché, cioè, in realtà sì, perché non volevo spendere la chiave. The Emperor è buono e Algiz è buonissimo. Cominciamo così. The Chariot. The Chariot è un'altra bella carta, che però non è granché servita bene qui, secondo me. Ho trovato un'altra chiave. The Empress è carino, però a questo punto io mi porto Algiz, perché accelererei il passo, onestamente. Forsaken. Dai, su. Stai rimandando l'inevitabile. Ah, sono contento di aver preso Black Powder al piano di prima. Secondo te, per i nemici di Isaac, fanno in analisi psicologica... secondo te, per i nemici di Isaac, fanno in analisi psicologica approfondita? Qual è il mostro più disgustoso per te? Non ho capito la prima domanda, il mostro più disgustoso per me? In realtà mi sono talmente abituato che nessuno mi fa impressione. Io andrei avanti. Bravo che rimani positivo, lo sanno tutti che se manchi una treasure non tanto c'è sicuramente un oggetto brutto. Invece c'era Brimstone, era una doppia stanza del tesoro, a sinistra c'era Polyphemus e a destra Proptosi. No, minchia, adesso spacchiamo tutto. Devo solo non essere troppo rilassato, perché poi prendo danno. Ma sì. Giusto per dimostrare la nostra onnipotenza. Eppure mi trovo male a giocare, però è una cosa mia, non... cioè il controller funziona alla perfezione, solo che non mi trovo. Uff, bombe infinite. No, io penso che comunque con tutto quello che abbiamo trovato non mi posso lamentare, direi che rimanere positivo è il minimo. C'è una run che funziona bene sia a livello offensivo che difensivo. Cazzo, sono un idiota. Mi sono distratto, stavo guardando un'altra cosa. Scusami, però...
Siamo pure a un libro di distanza dalla trasformazione in bookworm, che gradirei non poco. Mi metterei a rompere tutti quei funghi se non avessi già trovato il Magic Mush. Ok, qui si può rirollare, sì. Ah, scusa, la domanda è che alcuni hanno diverse simbologie. Simbologie. Vabbè, sì, beh, sì, quasi tutti i mostri sono versioni tipo aborti, versioni di Isaac non nate, ecco, comunque. Wafer è troppo buono. Preferirei Olimental, però a Wafer donato non si sputa in bocca. Questo lo prendo perché proprio avere il doppio dell'invulnerabilità mi sembra grandioso. Rirolliamo. E Sacked mi serve. Adesso abbiamo pure chiavi infinite. Non che servano. The 8 or no balls. No, no, possiamo anche fare a meno del D8. La stanza segreta sarà qua. No, l'ho già trovata. No, non l'ho trovata. Eppure. Ah, ecco dov'è. Sicuramente è qua. Ups. Chiavi. Ma il wafer era un po' superfluo, però non si sa mai. Ma io non ho un amuleto, per quale motivo non ho preso Petrified Poop? A questo punto. Mi mettono un'ansia i fuochi rossi ogni volta. Giuro me lo sentivo che quella era la Bag of Pills. Perché quando ho detto assolutamente sì, ho pensato il prossimo, però se è la Bag of Pills non lo devo prendere. Un oggetto di Guppy. Vabbè, è il primo, però comunque è un oggetto di Guppy. Il D8 lo avrei usato se non fossimo messi così bene. Non mi servono le palle, se ho una buona run. Lo uso subito perché insomma. Comunque la Black Powder non la utilizzerò mai, probabilmente. Dovrei trovare degli aumenti di velocità, in effetti, per utilizzarla. Però la velocità non è male, solo che mi sembra che il personaggio scivoli, boh. Però non ci sono imprecisioni nel suo movimento. Proprio la risposta ai comandi, strana. Ops. Probabilmente è che non gioco più come una volta. Prima ero arrivato in quel classico momento della vita in cui ti muovi meglio in un videogioco che nella vita reale. E ovviamente c'ero arrivato con Isaac. Ma anche con Smash in realtà, ai tempi. Ok, qui ci abbiamo un patto assicurato, quindi continuare a uccidere questi tizi non ci serve più. Stavo notando che quel campione non ha droppato niente, nonostante non stiamo giocando ad hard, il che è strano. Dai, vieni qua. Non so se contribuisce, lo prendo nel dubbio, ma non credo che contribuisca a nessuna trasformazione. E per nessuno intendo la trasformazione in Lord of the Flies, visto che è l'unica che potrebbe aver senso che contribuisse. Oh, le rocce tinte abbondano sul giro. The World.
Diamo un'occhiata giù. No. L'ho usato inutilmente, va bene, non importa. Un po' un peccato trovarlo adesso, però ancora due stanze del tesoro ci sono. Chaos. Almeno ci divertiamo. Dazzo, se l'avessi notato prima, madonna che imbecille. Vabbè, pazienza, peccato però. Sono veramente stato troppo impulsivo. Ma ancora invece c'è solo una stanza del tesoro, mi sa. Non mi ero reso conto, perché stiamo andando molto rapidamente, quindi non avevo fatto caso al fatto che fossimo già ai depths. A questo punto ci possiamo anche entrare qui. Ciu rirolla quello che c'è qua dentro. Ok. Allora, penso che l'idea migliore sia assorbire il Brown Nugget. Intanto ci ha aumentato fortuna e danno, che non è male. Poi Ace of Diamonds. Ansuz e Algiz. Io mi volevo portare comunque Algiz il più possibile, quindi Ansuz, anche se è un mezzo spreco, lo uso subito. Almeno troviamo subito questa stanza qui. Bene. 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 Porca troia. Ecco perché. Devo ricordarmi quel colore di cui l'ho preso, anzi adesso me lo ricordo nella registrazione. Ragman e Ragmega. Ok. Le bombe, perché no? Allora, io partirei dall'aumento di danno, poi usiamo sto tizio. Non mi serve. Cosa mi dai? The Sun di nuovo. Un'altra carta. Se è un altro The Sun mi incazzo. The Devil, no. Dai, dammi l'oggetto. Ok, questo mi sembra buono abbastanza. Questo mi serve, questo lo prendo perché è praticamente gratis. Qui c'è un altro cuoricino e io andrei avanti. Sì. Lo avevo pensato a un trinket con tanto di cheat, vediamo se la cogli. Se sapessi come si fanno le mod lo creerei. Si chiamerebbe Ancient Talisman e la descrizione è May the Allfather be with you, e ti permetterebbe di aprire le mimic chest senza prendere danno. Non ti pare figo? No, non colgo la citazione. Non puoi usare Algiz su... Sì, potrei usare, però me lo volevo tenere perché mi è sembrato superfluo. Infatti mi ritrovo con 8 cuori. In Evangelion quale personaggio odiavi di più? Bella domanda. Non mi pare di aver odiato dei personaggi di Evangelion. Non ci ho mai pensato al personaggio che odiavo di più. L'ho visto diverse volte in diversi momenti della mia vita. Quindi magari dei personaggi che prima non mi piacevano adesso li apprezzo di più.
Ho preso lì il chest senza manco accorgermene. Va bene, non è un problema. Ok, forse Watch Battery è meglio. Cazzo, io c'ero già entrato qui dentro. Stiamo cominciando a droppare un po' troppa roba, mi confondo. Ucciderei te. Paga anche di più. A questo punto prendiamo anche questo. La cheat era al talismano di Lloyd di Dark Souls. No, non me lo ricordo. Che se usato con i mimic li addormentavi e potevi aprire. No, non ne avevo idea proprio che esistesse sta roba. Non l'ho sviscerato così a fondo. Non dirmi che ti piace Asuka. Asuka mi piace in un certo senso, probabilmente non lo stesso che intendi tu. Diciamo che è un personaggio che l'ho trovato irritante la prima volta, però quando l'ho visto di recente ne ho capito un po' meglio la psicologia. Allora, io ho un po' paura, però in effetti non dovrebbe essere troppo un problema. C'è un aumento di fortuna. C'era. Infatti non è stato un problema. Abbiamo solo perso un pochino di tempo. Dai, ha funzionato. Un altro aumento di fortuna così, proprio rubato al gioco. Asuka Soru Langley. Ma sei stupido! Stupiscingi? Minchia, l'ho visto troppo con il doppiaggio italiano. Lo dovrei guardare col doppiaggio giapponese. Ah, tabacca! Madonna, non so se ci sei sul gruppo di Evangelion Shitposting su Facebook, però è fantastico, è un delirio. Raga, io direi che me la possono sucare tutte e due questi oggetti. In questo momento non mi serve nessuno dei due. L'hai fatta di proposito la baza con la troll bomb? L'ho fatta senza pensarci due volte. Credo di averla fatta istintivamente più che di proposito. In tal caso rispetto. Io ho capito la sua proposizione, è abbastanza irritante. Sì, comunque è un personaggio irritante, è volutamente irritante. Però il suo essere irritante è un modo di cercare attenzioni, perché è una persona che, esattamente come Shinji, cerca l'approvazione di figure che vede come genitoriali. Nel caso di Shinji è effettivamente il padre, nel caso di Asuka è un po' tutto il mondo, credo. Vabbè, c'è anche l'orgoglio personale. Però alla fine è un modo di esprimere il suo disagio, la sua sofferenza. Nulla di nulla. Troppo. Isaac, sono venuto qui di proposito. Cioè, sapevo che ci sarebbe stata mamma e mi sentivo pronto. Quindi, il patto è il primo step. Cazzo, è bella sta roba, è utilissima. Questa è la più utile. E per il resto potrei prendere il coso dei ragni oppure il libro. Entrambi mi sembra che non valgano i tre cuori per il valore che hanno questi tre cuori in questo momento. Allora, possiamo qui. Veramente, possiamo vedere se ho le balls oppure no, però dato che siamo in una daily io direi che le balls non ce le ho. Mi prendo Guardian Angel, che è bello perché mi fa girare i famigli al doppio della velocità. Pensavate che stessi per dire coglioni. I famigli al doppio della velocità, come potete osservare. E se riesco a farmi due ondate così, sì, ok, l'invulnerabilità è tanta.
La boss rush dovrebbe riuscire senza problemi. Finora la daily conta di un danno ricevuto. Se pensate che io lo stia sprecando, continuando a utilizzarlo, vi sbagliate perché ho scoperto che sono cumulativi. E se qualcosa dovesse andare storto, c'ho sempre Algiz. Cazzo di cavallo nero. Devo... La Bloody Crown mi serve però. Dai, che mi fai perdere tempo, maledetto. E che palle, non muore. Vabbè. In compenso la nostra invulnerabilità finisce proprio adesso. Dai. Radio Silence. Poi prima di uscire me la gestisco, ma so già quale amuleto voglio. Voglio la Cracked Crown. Se io sapessi fare le mod invece, farei una mod che aggiunge la vibrazione al controller. Anche perché, cioè, non c'è già su console questa funzione qui, su Isaac, quindi non vedo per quale motivo non dovrebbero metterla anche su PC. Poi al limite qualcuno se non la vuole la disattiva, però per me è un'ottima aggiunta. Ok, questo forse ci dà la Bibbia. E invece no, tanti soldi, va bene uguale. Algiz, Ewaz. Allora, Ewaz la usiamo adesso. Dagaz. Possiamo usare adesso. Barcano. Questo è quello che mi devo portare. Recarun. Eh sì, c'era anche una iera, però onestamente penso che sia meglio Algiz. Beh, abbiamo abbastanza soldi per fare qualsiasi cosa che tanto non dobbiamo fare. Va bene, io andrei avanti. Coso per rerollare PG o no balls? Sì, no, ti ho già detto no balls, va bene, non mi sono distratto durante la boss rush. Doveva proprio essere nero il cavallo. Beh, è nero perché è un campione nero. Ma non è. Ma non sono razzista per questo. Mi si è riscaricato il cellulare, eccomi. Non so se ti sei perso la mia risposta elaborata ad Evangelion. No, torna indietro, non so, perché non mi ricordo manco che cosa ti ho risposto. Allora, questo tizio va fatto fuori per le chance di patto. Devo stare attento perché mi dimentico sempre che ho... le scatterbombs. Comunque la run non sembra... Ho preso due danni in tutta la partita, quindi non può essere malissimo. Stiamo andando a velocità spedita. A 23 minuti siamo al primo bomb. Abbastanza rilassata anche per via degli oggetti per via dell'oggetto difensivo, che dovrebbe darmi qualcosa come 40 secondi di invulnerabilità allo stato attuale. Ah, ed è una buona cosa che siamo in anticipo, perché dobbiamo cercare le stanze del tesoro. Io
Non dico niente, se non che sono tanto contento di questa cosa. Cioè, guarda là. Abbiamo sbagliato completamente strada da una parte, dall'altra no. Abbiamo fatto la strada migliore possibile. Visto che abbiamo trovato questo oggetto qua, che tra l'altro mi sembra che l'abbiamo trovato pure nell'ultima daily che ho streamato. Per un danno strepitoso. Pertro. Pertro. Pertro me lo porto. Me lo pertro. Nope. Il tempo c'è, ma non tiriamo la corda. Anche perché poi devo tornare lì, che mi voglio tornare a prendere Algiz. Aspetta, ma il boss dov'è? Cioè... ma siamo seri? Il boss sta lì? Chiedo, eh? Cioè... mi sembrava altamente improbabile che il layout del piano si muovesse in questa direzione. Grandi gli aumenti di fortuna. Ok. Carino, però... assolutamente meglio questo, dai. Così... non abbiamo più il problema della navigazione, facciamo qualche punto in più trovando le stanze segrete e super segrete. Quello può rimanere dove sta. Devo stare troppo attento, queste bombe piccoline non le vedo. Abbiamo pure il personaggio un po' grandicello. Mannaggia a me a quando ho sperimentato quelle pillole. Quindi io devo andare a prendermi Noiera, ma... purtroppo questa runa qua, per quanto possa sembrare che me la sto portando appresso inutilmente, quando se riesco a portarmela fino a Delirium, o ad Ash, almeno uno dei due, ecco. Facciamo intanto ad Ash, perché... Delirium lo battiamo, cioè Delirium abbiamo buone chance di trovare un'altra copia di questa runa prima. Ok, nessuna maledizione, sappiamo dove dobbiamo andare. E se facciamo proprio i tirchi. Allora ci facciamo pure il mini boss. Non so se me la sento a fare... ok. Non so se me la sento a farmi la stanza della boss challenge room, insomma. Già che abbiamo pure wafer. Praticamente immortali. Madonna, non l'ho visto completamente. Però io non me la ricordo questa stanza. Come cazzo è possibile che con 1400 ore ogni tanto mi spunta una stanza che non mi è familiare? È assurdo. Perché ci sono alcune stanze che sono molto più rare. Però cazzo, cioè... beh, vediamo cosa c'è lì. Cazzo. A questo punto vediamo cosa c'è qua. Stanza un cazzo, ma per fortuna la stanza del tesoro è di passaggio. Il tempo ci basta, non dovremmo aver problemi. Apriti, apriti bastardo. Apriti. Oi! Madonna, questi sono tra i nemici che odio di più.
penso che le bombe tristi siano un'ottima scelta. Da delirium magari ne usiamo qualcuna. Per il momento, se posso, preferisco evitare. Anzi, le vediamo subito quello che fanno. Ecco. Benissimo. Che macello. Tutto questo per niente. It lives. Mi voglio augurare che troveremo un'altra batteria. Giusto, devo andare al patto. Al patto ci sono le 9 vite, che è il secondo oggetto di Gappi. E io prendo anche questo perché preferisco non avere vita rossa. Sono batterie, è troppo lontana. Troppo lontana. Cazzo. Da quante... adesso non so più che cosa voglio, se voglio la... No, no, dai. Manteniamoci questa invulnerabilità. Cioè, praticamente quella stanza lì non me l'ha contata come combattimento. Beh, potrei pure prendere karma per quel che cambia. Beh, dai, ci vado, tanto... Perfetto. Ecco, col senno di poi avrei preso l'aumento... aspetta però. Ce l'ho il tempo, 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 ce l'ho il tempo. Ho ancora 20 secondi. 20 secondi, basta, ne avanzano. Devo solo andare verso l'alto. 15 secondi. Ok. Ho alcune memme di Isaac, poi le mando. Sì, ok. Cioè Evangelion. Ah, vabbè, di Evangelion li conosco. Però ci può stare. Potresti dedicare la serata alle daily, poi The Cells e poi Spelunky. Si potrebbe anche fare. Cazzo, non ho manco cambiato il titolo del gioco a cui sto giocando nella live. E devo interromperla per farlo. Non penso sia il caso. Ragazzi, che faccio? Lo prendo il brimstone angelico lì? Grazie Windows per questa cosa. Lo prendo o non lo prendo? In realtà non penso che mi aiuti. Slay the Spire sì, la potrei anche fare. No, Brimstone Rock no. Ho un odio viscerale verso quell'oggetto. A me piace, però in questo caso mi sembra solo un contro, veramente. E tipo, la graffetta non aumenta, mi sembra, le tiers, ma solo la shot speed e ci dà un cuore nero. Questo è un famiglio delle mosche di cui potrei anche fare a meno a un certo punto. Qui cosa c'era? Niente di utile. Allora prendo l'aumento di fortuna. Va bene. L'amore è come la carta igienica, capisci che era essenziale solo quando finisce. Un famiglio orco dio. Beh sì, hai ragione in effetti. Tra l'altro non è male questo qui. Allora, non devo assolutamente prendere danno, però c'ho l'olimentolo in questa stanza, quindi non c'è il rischio che lo prenda improvvisamente. Cioè, ho un buon preavviso, diciamo. Dai che è morto. Ok. Yeah, abbiamo... No. C'è effettivamente da fare Ash. Allora, tra
infami, i famigli che girano e Olimental, l'invulnerabilità varia. Non penso che stiamo rischiando più di tanto. A meno che non si fanno queste manovre, che c'è talmente tanta roba sullo schermo che perdo un po' il filo. Cioè sto schivando più a memoria che altro, perché non riesco a vederli i proiettili, mi confondo. Cazzo. Ok, dovrei essere in un blind spot qui. Sta andando male, siamo già a metà. Aiuto, ok, qui userei questo. Bene, almeno gliel'ho interrotto. Magari non è stato l'utilizzo migliore, però mi sentivo abbastanza in difficoltà. E ora ovviamente non viene più fuori. Ok, finita la pacchia. Quindi mi posso provare a mettere qui, però non mi sento tranquillo. Lo colpisco? Sì, lo colpisco. Ok, sì, è buona questa posizione. Eccolo che ricomincia. Ancora lo alimento. Non per molto, temo. Ok, dove mi devo mettere adesso? Qua. Qua stiamo. Qua. Che ansia, Ash. Però ancora non ho perso l'Olimental, quindi sta andando abbastanza bene. Basta che rimane esposto un altro pochino e non avrò necessità di usare la runa. Preferirei tenermela potendo scegliere. Delirium non è uno scherzo. Pertro, c'era qualcosa che potevo rirollare con Pertro, questo, perché poi quello che ho trovato qua l'ho preso e quello che ho trovato qua pure, ok. Perthro. Sì, sì. Perché no? Torniamo a noi. Allora. Ok, iniziato Ash, time for me to andare in bagno. Sì, vabbè. Capisco se faccio cagare, come boss. Angelo di Evangelion preferito. L'angelo di Evangelion preferito. Vabbè, a parte Kaworu, Ramiel, mi pare che fosse quello squadrato. Oppure anche quello della dimensione alternativa. Non me li ricordo i nomi. Quello che trascina Shinji. Non lo so, era ovviamente il classico angelo che si evolve in trippone psicologico. The Tower. Di nuovo questo mi vogliono far prendere. No. Non esiste. E non prendo manco pillole sto giro. Basta. Adesso dobbiamo trovare... Delirium potrebbe essere un po' ovunque, tranne nella stanza piccolina ovviamente. Io francamente non rischierei di trovare un'amnesia, quindi non esiste che prendo pillole. Mi piacerebbe trovare un altro oggetto di Guppy. Se troviamo un terzo oggetto di Guppy, indovinate un po' cosa succede. Sono tentato, vabbè dai, me ne fotto. Però... Allora... Algiz è bello, Black Rune è bello,
Dice Shard è bello. Però se io uso Dice Shard mi dà un oggetto della stanza. No, perché abbiamo Chaos. Ok, non è andata. Trasformiamo in velocità. E Shot Speed, che in realtà schifo non fa, perché comunque ce l'abbiamo bassa. Ah, ci sono due Algids addirittura. Dove cazzo vado? La vedo un po' dura a battere quel record che volevo battere. Ma non è ancora impossibile. Dovrei fare tipo 44.000. Devo esplorare questo piano molto rapidamente e senza prendere danno. E ce la faccio. E quando dico senza prendere danno intendo anche da Delirium. Quindi lì no, non ce la faccio. Delirium, se lo bombardiamo con tutta questa roba, proprio intendo a bombe, sicuramente tanto male si farà. Avere 7 di fortuna... Non dovrebbe servire, in effetti no, non serve un cazzo. Avere 7 di fortuna sta aiutando per i colpi critici. Ovviamente intendo quelli là della siringa. Quanto mi piacerebbe l'olimento, il vero. Pure si invict. No, io in realtà le pillole normalmente le prendo, però a volte... Madonna quanto ho rischiato a proposito. A volte è un rischio che non vale la pena correre, tipo adesso. Poi qualcun altro aveva scritto. Non so se segui sul tubo. Ah no, non lo seguo, però lo conosco di nome. Ci vorrebbero le bombine col fulmine, sì lo so. Ci avevo pensato, però mi sa che con quelle comunque genero talmente tante lacrime che il gioco non riesce a starci appresso. Beh, altre 10 bombe, perché no? Potrebbe esserci Delirium lì, difficilmente qui giù. Sì. Sacrificare due famiglie. Non so se è il caso. Come non so se sia il caso scoprire sulla nostra pelle se Delirium sta lì. Cioè, le alternative sono tante. Vabbè, io me lo lascio per ultimo. Ci tengo a fare un buon punteggio, perché so di poterlo fare. So che se faccio più di 44.000 dovrei arrivare in top 30. Comunque, aiuto. Avrei dovuto utilizzare il libro. Lei non segue il libro! Lei è un impostore che si prende gioco degli incapaci! Il cardinale Scarlet Jassen. Sinergizza con Chaos? Mi pare di no. Però è una bella domanda, in effetti. È una domanda che non mi ero nemmeno posto. Che è importante, invece avrei dovuto pormi, perché se sinergizza con Chaos diventa meno interessante la cosa. Libro! Sì, hai colto, sì.
Madonna, era la cosa più bella quella di tutto Padre Maronno. A parte il twist dell'ispettore Capitonda. Polizia Santa! Allora, io direi che per la scienza vale la pena fare questa cosa. L'albero! Allora, entrambi questi oggetti, vediamo che cosa ci ho perso, il cubo di carne e Guardian Angel, però sembra che sia rimasto lo speed up ai famigli che girano del Guardian Angel, nonostante lo abbia perso. Io voglio prendere uno di questi due, e tra i due, cioè io potrei anche non prenderli, però il volo è troppo utile e niente mi assicura che troveremo Guppy, quindi vada per il volo. Ci aiuta anche ad attraversare più facilmente tutto questo. C'era ancora qualcosa da prendere. No. Vabbè, ma che cazzo mi cambia alla fine, Karma? Che cosa me ne faccio? Ed Algiz che sta lì. Ed Algiz che sta lì. Le sacre verità. Com'era che diceva tipo... Il sole! L'albero! Il giallo! Magnifico! Magnifico! Beh, siamo a 45.000. Probabilmente il grosso di tutto questo lo vedremo nello scontro effettivo con Delirium, che non è quasi. Eh sì, ne ha risentito parecchio. A saperlo un po' prima, però non mi posso nemmeno lamentare che sono diventato Guppy adesso, quindi. Su, l'esercito non paga ore. Mancano solo i colpi spettrali. No, che faccio con Anzuz? Niente. Ora che cosa mi serve come oggetto importante? Se non chiedo troppo, vorrei un Forget Me Now. Non è pervenuto, però valeva la pena guardarlo intensamente nella speranza che fosse quello. Momsart, questo è peculiare. Ah. Beh, tenta, però... Io penso che questo setup qui abbia funzionato troppo bene per tradirlo. Speriamo che non sia qui, perché per pura pigrizia non sono andato a prendermi la batteria. Questo lo prendo. Niente, non contribuisce alla trasformazione. Ok. Vediamo se è lì. Ormai le possibilità si stanno facendo poche. Cazzo! Mannaggia, oh! Beh, che sono a 46.000, però se questo è Delirium, non è Delirium. Con 97 bombe non vale prendere quello, cioè non vale la pena prendere quello che me ne dà 5, quindi 3. Ok, Delirium adesso può essere a destra o dall'altra parte, in alto. In entrambi i casi io andrei lì, la bago lancia non mi serve, la giz sì. C'è una roccia tinta? No. Va bene. Escolex. C'è un'altra batteria? Sì. E allora, vaffanculo.
Oggetto inutile. Batteria per fortuna c'è ed è quasi di passaggio. Ok, dovrei posizionarmi bene, sperando che lo scontro con Delirium non finisca malissimo, che non sia un disastro, ma secondo me non accadrà. 99 bombe le ho raggiunte lo stesso, va bene. Magari all'inizio cerco di vedere quanto riesco a non perdere l'Olimental. Ok. Non devo prendere danno adesso. Dove sei? Maledetto Scolex. L'invulnerabilità ancora dura? Ah no, sta finendo. Allora userei Algiz perché abbiamo comunque questo boost al danno finché siamo a vita, cioè senza aver preso danno in questo combattimento, cioè in questa stanza. Ah, giusto che lo potrei bombardare malissimo come avevo pensato. Beh dai, abbiamo risparmiato sulle bombe. Magappi il gatto come diavolo è morto? Allora, no, leggo i messaggi e poi guardiamo il posizionamento. Il libro, il giallo, ora siete accomunati, sì! Hanno pannocchia! Dispettare santo Maroponda. Maroponda. No, era Capitonda. Era l'ispettore Capitonda. Ah, che poi diventa Maroponda. Hive Mind. No, no, io intendevo il Forget Me Now. Magappi il gatto, come cavolo è morto? Penso sia morto di vecchiaia, onestamente. Non... cioè, ce l'avevano da tanto. Se intendi il gatto vero. 18esimo. I miei polsi. Ok. Rispettevole, direi. Il mio rivale più grande, cioè Reflected, si è ritirato, chissà. È quel genere di cosa che io avrei fatto se avessi preso danno al secondo piano, tipo rovinato il patto.